L'amore brucia come zolfo, si tratta del libro scritto da Lucia Maria Collerone, presentato oggi a Gela nell'aula magna del plesso Enrico Fermi dell'Istituto Scolastico Ettore Majorana, nell'ambito della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Il mio libro parla di una storia vera e si rifà al periodo in cui Caltanissetta, perché lì è ambientato, era una città dello zolfo importante per tutta l'Europa. Racconta la storia di Cecilia, che è una giovane figlia di solfatari, ed è inserita appunto in questo contesto. La tematica della violenza non vi entra in maniera diretta, perché Cecilia non subisce una violenza fisica, ma una enorme violenza morale, perché la sua vita viene delineata in un certo modo che probabilmente non era quello che lei desiderava, per scelte che erano legate alle contingenze della vita reale in cui lei viveva. Il mio desiderio era quello di raccontare una storia perché non si dimenticasse, perché si raccontasse quello che in passato era stato un momento buio della storia della nostra Sicilia, per dare un punto di visione diversa e delle aspettative differenti per il futuro. L'iniziativa di oggi è stata promossa dalla libreria Mondadori di Gela. La libreria Mondadori, come ogni anno, si impegna in questa attività perché è impegnata nel sociale e nel politico nel senso originario della parola. E io personalmente vorrei che queste giornate non esistessero, perché significherebbe che non c'è questo problema. Purtroppo c'è. E una giornata è poco, ricordiamo questo, ma la formazione, l'educazione per il rispetto del singolo individuo, me distinguere tra uomini e donne non piace, e la violenza in generale contro i deboli, che, su cui bisogna lottare tutti i giorni. Il nostro impegno vuole essere una volta all'anno, perché sia l'impegno poi per tutto l'anno. Purtroppo tutt'oggi, sia in Italia che nel mondo, le donne ancora subiscono i soprusi e le violenze da parte dell'altro sesso. E allora vogliamo noi sensibilizzare i nostri giovani e promuovere la cultura del rispetto dell'altro, della parità tra i sessi e far sentire meno sole tutte quelle donne che oggi subiscono, dicendo noi siamo vicini a voi, potete denunciare, e fare una richiesta alle istituzioni perché anche nel momento in cui denunciano queste donne non siano sole e possono avere vicino il supporto sia psicologico ma anche dal punto di vista della norma, di sentirsi sicure, appoggiate, protette contro chi opera violenza nei loro confronti. Durante l'evento di oggi gli alunni si sono esibiti in manifestazioni artistiche.